Buongiorno e benvenuti al vostro TG di fiducia. Io sono Andrea e vi mostrerò le notizie di oggi. Attenzione, c'è un'ultima ora. Una scuola in provincia di Bologna ha reso davvero creativa e entusiasmante l'attività di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi hanno scritto un libro che è già sulla bocca di tutti. Ma passiamo adesso la parola al nostro inviato che è insieme ad alcuni degli studenti protagonisti. Grazie Andrea, siamo qua alla scuola Leonardo da Vinci di Casalecchio per intervistare alcuni degli studenti che hanno preso parte a questo progetto che ha visto come collaboratore la casa editrice Bonomo. E a lei qual è stato l'aspetto che le è piaciuto di più di questo progetto? Allora, in generale l'esperienza è stata veramente magnifica e gratificante, ecco, in questo senso. La parte migliore forse è stata quella appunto di scrivere, immedesimarsi in qualcun altro, ecco, forse questo. Perché ovviamente io non sono una scrittrice, come voi ben sapete, ma ci abbiamo provato tutti, ecco, come gruppo, come classe, come famiglia unita, ecco, e abbiamo scritto questo libro che è risultato anche abbastanza magnifico. Per non vantarmi, a dire il vero, è veramente magnifico. Io lo consiglio a tutti. L'ho letto io, l'ho letto tutta, la mia famiglia l'ha letto, i miei fan l'hanno letto, quindi è un libro che parla di una cosa esterna a noi e parla anche di noi, perché dentro quel libro c'è la nostra storia. Per te quali sono stati gli aspetti più difficili che hai dovuto affrontare durante questa esperienza? Beh, innanzitutto è stato il tempo, perché noi abbiamo fatto questo lavoro in un tempo molto ristretto, però alla fine siamo riusciti comunque a concluderlo. E un'altra difficoltà è stato il fatto di lavorare con un compagno, siccome noi non abbiamo idee comuni, ma alla fine siamo riusciti a collaborare e è risultato un buon lavoro. Diego! Grande! Ci vediamo dopo! Grazie Diego! Grazie! Scusate, è stata una piccola incomprensione. Ora vorrei ringraziare il nostro inviato e passare la parola all'esperto in studio. Salve professore. Salve. Professore, lei ha detto che ha seguito come tutor questa classe terza D del liceo linguistico di Casalecchio di Reno. Ma ci potrebbe per cortesia spiegare di cosa si tratta questo progetto così inconsueto nel dettaglio? Beh, come per ogni invenzione, c'è stata un'idea a cui servisse qualcuno che la mettesse in pratica. In questo caso l'idea è partita dalla professoressa di italiano della classe, che è partita a sua volta da una suggestione dell'Apocalisse di San Giovanni. Un momento, professore. L'Apocalisse di San Giovanni? Ma non è un tema troppo complicato per dei ragazzi di questa età? Sì, ha ragione. Però la suggestione che mi voltai per vedere la voce ha parlato all'immaginario dei giovani, i quali hanno a loro volta scritto 10 storie, che sono per l'appunto tante suggestioni, cioè tanti modi di interpretare l'Apocalisse. Questo progetto è stato fatto in collaborazione con la casa editrice Bonomo di Bologna e questo libro è il primo della collana Job Education che tuttora sta dando frutti. E per citare Calvino ho anche un estratto da poter leggere. Legga pure. Scrivo perché leggendo X, un X antico contemporaneo, mi viene da pensare: ah, come mi piacerebbe scrivere come X. Peccato che ciò sia completamente al di là delle mie possibilità. Allora cerco di immaginarmi questa impresa impossibile. Penso al libro che non scriverò mai, ma che mi piacerebbe poter leggere, poter affiancare ad altri libri amati in uno scaffale ideale. Ed ecco che già qualche parola, qualche frase, si presentano alla mia mente. Da quel momento in poi non sto più pensando a X, né ad alcun altro modello possibile. È a quel libro che penso, a quel libro che non è stato ancora scritto e che potrebbe essere il mio libro. Allora provo a scriverlo.